Konnichiwa cari Giappo amici e benvenuti tutti quanti voi qui nel canale. Sono come sempre il vostro Giappo Gamer e quest'oggi siamo qui su Ghost of Tsushima per continuare questa avventura veramente ragazzi da pelle d'oca. Insomma io lo sto amando questo Ghost of Tsushima e lo voglio portare ovviamente fino alla fine, missione dopo missione, perché sono veramente missioni totalmente esaltanti, altamente spettacolari, veramente un qualcosa di leggendario questo Ghost of Tsushima. E va, cioè, bisogna comunque ringraziare Sucker Punch che ha fatto veramente un lavoro più che egregio. Comunque siamo giunti esattamente all'episodio numero 73 di questa serie e chissà cosa accadrà quest'oggi al Samurai Jin. Ma come sempre il mio invito è quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Allora andiamo a vedere cosa c'è quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Ghost of Tsushima. Ok, Giappo amici, allora eccoci qui dove siamo lasciati nell'ultimo episodio. Sta arrivando a grandine qua, mi sa. Porca la miseria. Tempaccio. Vabbè, vediamo un po' il da fare. Allora, stiamo in questa zona qui. Vabbè, ci sarebbe un punto interrogativo qua. Poi, santuario del picco rigoglioso, mi vedo da mischia, più legno l'ingusto, ma... ci sarebbe da arrivare qua a Spettri del Passato per avvicinarci qua al castello Shimura, che è appunto il territorio ancora mongolo, e chi conquista questo castello praticamente conquista l'intera Tsushima, e quindi però poi tocca andarci. Siamo ancora nell'atto 2, riconquista il castello Shimura, e sì, però per prima di riconquistarlo insomma, ecco, pure qua ci sta una missione secondaria. Un messaggio in fiamme, viaggio di Jin principale. Perché qua poi qua nei dintorni ci sarebbe la ladra. Racconto di Masako 7 di 9. Pace per il divino. Il terrore di Ozuna. Poi sarebbe questo villaggio qua. Quindi dovremmo andare in questa direzione qui. Però poi ci perderemmo questa parte qua del viaggio, che prima o poi qua sotto tocca andarci. Porca miseriaccia boia. Vabbè, andiamo qua alla ladra, va. Kage, dove sei? Ecco di Kage, bravo. Ok, qua c'hai i suggerimenti. Andiamo piano qua, c'è la gente che lavora. Andiamo un po' da lì di Masako, andiamo un po'. Ok, vai. Al galoppo per di qua. Mamma mia, sono pure i corvi qua. Per di qua. Mamma mia, roba bruciata qui. Sì, qua il ponte. Sì, ok, il ponte. Prendiamo sto ponte. Con calma e circospezione cerca Masako alla fattoria di Koshimitsu. Per 430 metri. Per di qua. E in salvataggio. Ma ci siamo? Cuoio buono per due. Ottimo. Salve buon uomo. Ok, ci siamo quasi. Ok, per di là. Vai Kage. Ricordo significare ombra. Ok. E in salvataggio di nuovo ci dovremmo essere. Guarda che bel panorama. C'è qualche mongolo? No. Allora cerchiamo un po'. Fattoria di Koshimitsu. Allora siamo arrivati. Ciao Kage. Vediamo un po' qua sopra. Sento la sua vocina. Ok, frecce infuocate per 4. Ottimo.
Dove sei, Masako? Forse eccola là, vediamo un po'. No, là sono i pescatori, grandissimi. Campanello pieno ce l'abbiamo. Ok, parliamo. Sakai-sama, omigurushii tokoro. Junshin, ima no wa nanda? Hito sagashi o tanomareta no desu ga, watakushi dewa o yaku ni tatezu. Anzuru de nai, ore ga hanasou. Arigatou gozaimasu. Kuwaete, mura no koto mo ore moushiageneba. Kore de tate naosemasu. Tami no tame ni tsukushite kure. Dewa. Ok. La ladra. Mamma mia. Gli vediamo un po'. Ok, allora, parla con Masako 40 metri. Verso il ponte. Ok, ecco qua il ponte, va. Masako, stai incazzato, questa sta incazzato più che mai. Masako, ci sei? Vediamo un po'. Tasunebito wa mitsukarimasu ka? Keijou ni naga atta nusubito da. Te o kashimashou. Watashi ni shimatsu o tsuke sasero. Busou shita mono mo oru to kikimashita. Rounin daro. Dakara koso desu. Tashika ni hitori de wa te ni amaru. Chikara o kariyou. Naredo. Sensaku wa shite kureru na? Shouchishimashita. Ronin wa mura hazure ni aru hashi ni mukatta rashi. Tsuite koi. Allora, vediamo un po'. Aspetta un attimo, fammi prendere il cavallo pure a me. Che caspita. Ok, ci siamo. Vediamo un po'. Poi devo prendere qualche cosa? Aspetta, Masako. Ma vabbè. Qua dovranno il tutto ricostruire. Qua era in fiamme. Nusubito to wa nanimono desu ka? Aro koto ka. Osowareta waga yakata o asari. Kichouhin ya kaho o mamma to nusumi otta onna da. Soyatsu no na wa Mai. Waga ya no katsute no jijo da. 3 nen mae. Nusumi no genba o osaerare. Otto o okorasete na. Onbin ni sumaseta katta ga. Itoma o toraseta. Mamma mia. Ha messo i razzi a culo. Ayatsu to wa shitashi katta. Uragirare kizutsuita no wa watashi da. Porca miseria, come corre il cavallo. Itazo, mai da. Rounin mo orimasu. Hisoyaka ni chikazukimashou. Ecco i mercenari, È in salvataggio, la nascondi nella pampa, vicino a Mai. Vai, nascondiamoci nella pampa. Come c'è scritto, nella pampa. Questa cosa mi fa impazzire, siamo in Argentina. Nella foresta, nel bosco, che ne so. Andiamo a utte arcara. Ima scosci matte okure. Mo soi. Arugi ga jiki jiki ni urusou da. Sanna shiro. Kane o yaru. Dakara makasete. Kane nado nai kusei ni. Kushi ga aru. Kin to shinju no kazari da yo. Watashi ga okutta mono da. Nakanaka ii ne de uresou da. Yose. Arugi ni korosareru. Zare goto wa ii. Takara no arika ni iku zo. Mai to hanasu no de areba, rounin wa shosuru beki desu. 数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと見つかるでないぞ。Mai が傷ついてしまう。Ok, segui Mai fino ai cimeli rubati, sconfiggi Ronin senza farti vedere. Seguiamo Mai, vediamo un po'. 見つかりたいのか隠れろ. Ho capito. Qua?
Vediamo un po' se ci beccano. Oppure no, mi sa di no. Vediamo un po'. Cazzarola, cazzarola. Hai allertato l'obiettivo, porca la miseriaccia boia. Tocca ricominciare. Scomigirò senza farti vedere. Vediamo un po', ce la facciamo per qua sotto? Proviamo stavolta, ma... agguattati, agguattati. Ok, eccoli lì. Segnati in rosso. Però se ne becco uno... Chi ho noite orna? Watashi ga. Buono, buono, è successo niente. Dammi cure provviste, 11, bene. Uno è andato, buoni tutti, sì, sì, una vita monotona. Un monaco straniero, sì, sì. Che fate, eh? Allora, quelli controllano il cavallo. Che caspita. Porca la miseria. E allora vediamo un po', vediamo un po'. Sconfiggi i Ronin senza farti vedere. Porca la miseria. Allora, vediamo un po', dai, acquattiamoci così. Allora, quindi uno tra un po' si distrae. E ok, quello lo becchiamo. Eccola. E prendiamo i provvisti. Ok, 12 stavolta. Il primo è andato. Ma che fa l'inchino? Dai, coraggio. Allora, poi vanno dal cavallo. Perché tra un po'... vanno là, vediamo un po'. Ecco là, 2. Vediamo un po' Masako che dice, ma dirà qualcosa. Allora, vediamo un po', aspettiamo... un po', va, vediamo un po' che accade. Quello controlla lì, quell'altro controlla il cavallo. E cazzarola. No, cazzarola però. Che missione, che missione. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok, Masako sta qua a fianco a noi.
Dai, Masako, coraggio. Con calma e circospezione. Cazzarola. No, con più calma e circospezione. Vediamo un po'. Dove stanno? Eccoli qua, buoni buoni. Ecco Masako. Dai Masako, coraggio. Perché sono in 4. Uno, vabbè, quello là va per conto suo. Poi non so, ecco, tra un po'. Ecco che si stacca. Chi ho noite orna? Non è successo niente. Stavolta 9 provviste, vabbè. Poi vediamo un po' se tocca farli fuori dove stanno il cavallo oppure no. Ecco, tra un po' questi qua si fermano dove sta il cavallo. Allora uno controlla lì. Quelli vanno su. E che caspita. E vabbè, che caspita però. Niente, forse la tocca aspettare ancora un po' di più. Porca miseriaccia boia. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Mamma mia, a momenti mi beccavano. Ok, allora vediamo un po'. Quello tra un po'. Ok, si stacca, va lì. Chi ho noite orna? Watashiga. Calma, non è successo niente. Forse devo assassinare più tardi, cavolo, non so. Però sono in due, vediamo un po'. Che dice Masako? Sarebbe da assassinarli, ma... vediamo un po', vediamo un po'. Masako, dove sei? Stai lì. Ci dice niente, eh? Vediamo un po'. La scaltra. Vabbè, vediamo dove andare. Ok, si va di là. Tu ne hai il racconto. Ok, sconfiggiamo i Ronin.
te, becca di questo. Così. Così, fuori due. Fuori tre. E lascia stare Masako. Parato. Yeah. Così. Vai così. Fatti fuori. Hai visto che ho fatto amici tuoi? Tacci tua. E crepa. Parato, mamma mia, parato e sconfitto. Ok, ecco, parliamo con Mai. Mo ti caghi sotto, eh? Jin, Mai to hanashi o shitai. Omachi shimashou. Ano hito goroshi domo ni tanomarete waga kaho o nusunda no ka. Naze watashi o uragitta? いいえ。背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか？わかってはおりました。良いか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなた ならば誰の差し金か言ってくれ。家族の敵なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。OK. Andiamo ai cimeli di famiglia. Tocca a assassinare i Ronin, porca miseria. その名は愚か。顔も知りません。 あちらから文が届くのみなので我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちもその痛みもわきまえていると。なんか見てよ、見てよ、こんまさご。深く思いやられた。え、スタダラミーや。ひどく案じておりました。うるつもりでしょうか。あれは一族にとっての怒りの品。 売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分の物であるような足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだが。Vabbè, mamma mia, avete capito qua che roba. あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。 Dai, dai, un bacetto. O combatteranno. Bah, non so sta cosa. Prendiamo. Provviste per 21. E prendiamo pure qua. Oh, flauto della famiglia Daci, un vecchio flauto di bambù usato da Lady Masako per festeggiare con i suoi nipoti l'alternarsi delle stagioni. Ottimo, bel cimelio. Parliamo con Masako. Leo Yu. Moyo. Tornate a casa? Vabbè. Jin. Stajte okitai. Jitsuwa. Minama de hanasu giri wa arimasen. 私にとって夫が全て。なれど舞のことも等しく。ああ、いいか、ビート、え、こはまさご。分かっております。この心に偽りはない。Però, si divertiva il doppio. 夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。
一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。豊玉でやらねばならぬことがある。お主にも来てほしい。Ok, direi bene così, vediamo un po'. Sì, bene così, bene così. Abbiamo finito questa missione secondaria. Ok, punto tecnica acquisito, ottimo. Un altro bel punto, amuleto del battitore, amuleto offensivo. Ok, tocca dare uno sguardo. Seta per due. Là ci sta il nostro Kage. E vediamo un po', qua ci sarebbe appunto pace per il divino, un'altra missione secondaria. Qua ci sta pure il terrore di Ozuna con Ishikawa, sta incazzato pure lui. Ah, Masako si è sposato di qua, il padre di famiglia. Racconti Masako, sei di 9. Si è spostata lì Masako, poi qua ci sta Yuna, racconto Yuna 1 di 4. Ah, ok, però Masako sa pure qua, 5 di 9, l'ho stolto, 5 di 9. Ma qua però non ci sta... Ah, viaggio rapido, possiamo viaggiare per di qua a questa fattoria, cavolo, e viaggiamo qua allora. Bene così, dai, così poi... Ultimiamo, eccoci qua arrivati, nella fattoria. Ia ia oh. Caga, sta là, qua ci sono pescatori. Che figata, mamma mia. Quanti piacerebbe tornare in epoca Sengoku. Fattoria di Iijima. Ah, lì c'è un qualcosa. Munizioni, ma siamo al completo. E bombe adesive. Qua dentro come siamo messi? Mamma mia, che temporale che sta arrivando. Che qua non c'è niente, ci può interessare. Allora, assunto, vediamo un po' di dare una mappa. Scusate, dare un'occhiata a armatura e roba varia. Vediamo un po' qua al completo. Armi e munizioni, accessori, tecniche. Ci manca solamente il mito. Via della fiamma, ok, e poi la freccia esplosiva, poi abbiamo completato tutto, si può dire forme, già completate, spettro, ah, spettro, già, abbiamo puntazzo, vediamo un po', petardo, lancia un petardo per attirare più nemici in un luogo, buono, bene così, armi spettrali, pure tecniche evolutive, pure qua ci sarà, trucchi del mestiere, yatta! Bene così, vai col trofeo, da tanto non prendevo un trofeo qua a Ghost of Tsushima. Perfetto così, mamma mia ragazzi, un po' il diario, viaggi di Jin, racconti di Tsushima, racconti mitici pure. Che la gente di Tagliadori, la maledizione di Uchitsune. Poi ci sono le sei spade di Kojiro, la fiamma, questo nome Kojiro che di tanto in tanto torna. La fiamma immortale, abbiamo completato i due, lo spirito della vendetta, ah no. 3. Spirito vendetta di Yarikawa, Gosaku indistruttibile, il colpo celestiale. Quindi ce ne mancano questi 4 in realtà. Pure racconti mitici magari vanno fatti, racconti Tsushima pure. C'è da fare, poi viaggio in giro che sono le missioni principali, un messaggio in fiamme e spettri del passato che quasi quasi, vista la vicinanza... ci siamo qua, ci sono queste tre missioni qua a sud, cioè una parte sud di questa parte nord dell'isola. Poi ci sarebbe questa qui centrale. Va bene, ok, bene così, ottimo così per quanto riguarda questo episodio di Ghost of Tsushima. Abbiamo preso pure un trofeo, quindi veramente alla grande quest'oggi. Bene. E allora, cari giapponesi, eccoci qui nella schermata dei titoli di questo Ghost of Tsushima. E allora, anche questo episodio numero 73 della serie ovviamente termina qui, sperando che vi sia piaciuto di lasciare in più likes possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, seguite i vari social, vi ricordo sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, dove potete anche tranquillamente contattarmi.
lo potete fare tranquillamente tramite i social. In più, come sempre, vi aspetto anche sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi nessun video in uscita quotidiana. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress, all'indirizzo giappogamer.home.blog. Dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!